Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Caro Najib, ti scrivo dall'Italia, dalla mia nuova casa, per raccontarti di tutti questi anni, del lavoro, delle persone che ho conosciuto, di quelle che ho visto. Caro Najib, mi sei mancato. Mi è mancato il tuo paziente sorriso quando ho dovuto passeggiare da solo nelle strade, imparando a piccoli morsi una lingua che non conoscevo. Ma a dispetto della solitudine, ho incontrato sole e gioia. Ho tessuto reti, di autobus in autobus, di tetto in tetto, di notte in notte, per sentire un sussurro di libertà. A Napoli una sera ho incontrato Aladino, viene dall'Angola. Mi ha portato in un locale, si suonava. Lì ho conosciuto Draman, un musicista del Burkina Faso, e c'era anche una bella ragazza bionda. Immigrato, stracomunitario, come stai? Tu sei comunitario o non sei comunitario? Sennò... Siamo tutti comunitari, siamo tutti comunitari perché qualsiasi persona che viene da un'altra città o un altro paese, siamo tutti uguali. Per me stracomunitario non basta soltanto essere africano, marocchino o tunisiano, siamo uguali. Cioè, lutterò fino a quando se questo governo italiano, quello che sia, questo comunitario o comunitario, si rispetta le mie radici. No, ma il governo italiano non è che non capiscono le tue radici. Capiscono? No, non mi riconoscono le mie radici, che è differente. Sì, se sono dei gente che conoscono anche le tue radici, ma a te di farli capire come viene rispettato le tue radici, la tua cultura, la tua personalità. E come si dice che chiunque sia, che sia americano o tedesco, è come te, perché siamo tutti umani e ognuno ha la sua cultura, alla sua radice. Ebbene, le nostre non vengono rispettate come quella dei tedeschi, quella americana o quella francese. La scuola italiana deve anche tener conto questo problema. Forse noi, i nostri bambini, se saranno completamente fuori, cioè non avranno mai una radice, cioè non avranno mai un punto di riferimento. Non consigliare o educare i loro bambini che esiste quel paese, quella razza, quella tribù, questa qua, che il mondo è il mondo, è umano è umano. E se loro cercano di dare questo ai loro figli, in futuro possiamo trovarsi un accordo, okay. La famiglia dà. Fratello. Yeah. Cerchiamo di tenere le nostre cose comunque, ok? Ciao. Ciao io. Ci vorremmo allora. Ampara pure napoletano che siamo a Napoli. Per forza. Ciao. Vissuto di lavori fuori legge, mal pagati e poco considerati, eppure ho trovato scritto che questo sarebbe mio diritto. Ci sono i ragazzi che mi dicono: senti, tu questo nero di merda è venuto qua, ha preso pure il lavoro, sta lavorando, perché non vai a casa tua? Io non sono proprio pagato come è preso normale, perché se la busta paga
loro mi davano un milione di sette e veramente io pensavo sempre un milione a mese. Praticamente in una situazione come questa di crisi di alloggi, noi abbiamo trovato quattro appartamenti, quattro, e ci sono stati negati. Ci sta sempre un problema di salute, perché queste case dove siamo sono case fatte di mianti, quindi abbiamo anche la nostra salute che è in pericolo. A te dicono tu che vuoi, signora, lei che prende, tu che vuoi. E io ho preso l'abitudine normalmente che quando danno del tu a lui, io do del tu alla persona che ha dato del tu. Cioè voglio vedere la reazione, no? Qual è il pregiudizio più ricorrente che mi capita da quando sto in Italia? È che ogni volta che uscivo con mia moglie incontravo 3 o 4 persone che a mia moglie puntualmente davano del lei, a me mi danno del tu. Oggi sono andato con Flint, Said e Aladino nelle scuole. Per la prima volta ad insegnare eravamo noi. Abbiamo raccolto quei pezzettini di carta su cui avete scritto la prima cosa che vi è venuta in mente quando ho detto la parola Africa. Adesso faccio una mescolata, una buona mescolata, e poi invito qualcuna di voi a caso così a mettere la mano e a tirare fuori un foglietto e leggerci ad alta voce che cosa sta scritto su questo pezzo di carta. Sole. Il sole, associato a questa parola Africa, il sole, legge lei per prima. Continente. Solidarietà. Ad Africa qualcun altro ha associato la parola solidarietà. Ho detto la parola Africa e a lei, a lui è venuta in mente solidarietà. Adesso io metto la mano a caso e tiro fuori un pezzettino di carta su cui sta scritto balli. Ho vissuto dove capitava, la casa ci sfugge, ma il diritto dice, ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute, il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari. Sto qua nelle Bipiani da 4 anni, sono 4 anni che sono qua nelle Bipiani, però prima di venire qua eravamo a Piazza Cavour, io e mia moglie e mio figlio, eravamo in una casa, diciamo che costava 1.050.000. Sono andato a casa di Ernest e di Italia, sua moglie. Vivian, la loro bambina di 4 anni, che si vanta di essere nigeriano come il papà, mi fa le smorfie. Mia madre non mi ha mai detto non te lo devi sposare perché è brutto, perché è nero. Che la cosa mi avrebbe fatto pure piacere, no? Dice, non te lo devi sposare perché è nero e non mi piace. E mi sta bene. Cioè è una scelta che tu vai a fare, quelle persone non mi piacciono. Mia madre mi diceva, io non sono d'accordo perché sennò la gente che dice. E pensando a Draman e Lucia,
che mi hanno ospitato una sera a cena, mi viene in mente un racconto di Sonny Labutansi, Matonge, in cui si dice: «Ascendimi più forte che puoi, perché siamo qui per imitare i sogni, e le voci diventano sinfonie. La mano si perde nell'altra mano, nel tempio del silenzio. La pelle assaggia l'altra pelle». Dunque, di Draman mi piace soprattutto la sua spontaneità, la sua immediatezza, il suo modo di relazionarsi con le persone e con le cose. E sicuramente una cosa mi ha colpito immediatamente quando ci siamo conosciuti, ed è il rapporto che lui ha con la sua terra, con la sua cultura, quindi il suo essere profondamente africano. Caro Najiba, con il mio saluto ti invio una poesia da portare con te dovunque andrai. Magida, tu che viaggi tanto, salutami l'Italia, quando arrivi in Italia. L'Italia, quel paese equilibrato, con la destra e la sinistra al potere, con la sinistra e la destra all'opposizione. Salutami quel paese che vuole diventare quarta potenza del mondo, tralasciando gli strumenti essenziali dello sviluppo, la scuola in tutti i suoi gradi, la sanità, sostegno reale dello sviluppo, la giustizia giuridica e la giustizia sociale. Non salutarmi soltanto l'Italia dei onorevoli, dei monsignori, dei sottosegretari, dei generali, l'Italia dei monumenti, ma anche l'Italia dei barboni sotto i ponti, delle famiglie negli alberghi, degli anziani negli ospizi, degli operai in cassa integrazione. Magida, salutami l'Italia che ha declinato le sue responsabilità alla carità cristiana, nei confronti della quale scompare il diritto. Salutami l'Italia dove ti daranno tutti i diritti, negandoti quelli essenziali: la scelta dei propri rappresentanti, l'esercizio della libera professione. Ti chiameranno persino vous comprare. Tu non sai nemmeno parlare la loro lingua, più importante, più qualificante dei nostri Wolof, Hausa e Bassa, dei nostri Fang, Swahili o Lingala. Non cercare di capirli, quando con questa mentalità si ritirano avversari del razzismo. Salutali con rispetto soltanto se vedrai che sono arrivati ad un grado di civiltà tale che la loro legge, oltre ad essere uguale per tutti, garantisca anche il fatto che tutti siano uguali per la legge. Kala thule uzongena thula 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 uchu uzongena mama thule thula wathula uchu uzongena mama thule wakhala umntwana wathi wa 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 uzongena mama thule wakhala umntwana wathi wa 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 wa, wa.